Oggi ormai c'è sempre ogni domenica la volontà degli avversari di riuscire a fermare per la prima volta la capolista. Normale che comunque contro di noi giochino tutti al 110%. Ci hanno provato tutte e invece non c'è riuscita nessuna. Il Cusiglionico Taranto sa solo vincere 10 successi in altrettante partite e dopo la sconfitta di Rieti resta l'unica squadra in Italia tra Serie A1, Serie A2 e Serie B a essere ancora imbattuta. Un capolavoro firmato Olive che nonostante il primato, il miracolo e tutto il resto ha bacchettato i suoi dopo il successo di domenica a Molfetta. Li avrebbe voluti più brillanti, ma quando giochi così e vinci, allora forse, dice anche lui, sarà un segnale, anzi 10 segnali che ora brillano e rendono Taranto una squadra unica in Italia. Sudatissima perché Molfetta per 39 minuti ha dimostrato veramente di poter vincere la gara oggi nonostante le numerose assenze. Quindi, come ho detto prima nella precedente intervista, complimenti alla squadra di casa. Noi non abbiamo giocato bene, siamo stati lenti, poco collaborativi nei reparti, un pochino più scarichi difensivamente. Però ancora una volta dimostriamo alla 10ª partita che quando arriva il momento, il finale di gara, comunque riusciamo a tirar fuori qualcosa o difensivo o offensivo che ci permette di portare a casa i 2 punti. E anche se non attraverso una brillante prestazione, però non posso non sottolineare il fatto che siamo alla 10ª partita consecutiva e che oggi siamo rimasti l'unica squadra nei 3 campionati nazionali ancora imbattuta.